Alle prese con candidature e programma anche il Movimento 5 Stelle, ma si riapre il caso rifiuti a Roma. La giunta capitolina frena sul loro invio in Emilia-Romagna. Virginia Lozito. Niente più rifiuti da Roma all'Emilia-Romagna. Ufficialmente l'accordo è saltato a causa dei costi. Oltre 180 euro a tonnellata, troppi secondo l'amministrazione capitolina, che ora punta su altre mete più vicine come l'Abruzzo o la Toscana. Roma ha retto, rivendicano dal Campidoglio. La situazione è in miglioramento rispetto ai giorni delle feste. I 5 Stelle provano così a respingere le accuse rivolte alla giunta Raggi sulla gestione dei rifiuti. Tanto, dicono gli avversari, da essere costretta a chiedere aiuto a una regione a guida PD o all'ex sindaco pentastellato di Parma Pizzarotti, espulso dal movimento proprio per la vicenda dell'inceneritore, sarebbe stata destinata una parte della spazzatura romana. È l'ennesima fake news del PD. In Emilia-Romagna non arriverà nemmeno un grammo dei rifiuti della capitale. Non c'è emergenza ed era solo un'ipotesi cautelativa nel caso in cui durante le feste fosse aumentato troppo la produzione di rifiuti. È chiaro che stiamo facendo bene a Roma e questo al PD fa paura. A Ostia permangono i malumori per le promesse non mantenute sul tritovagliatore mobile dell'AMA. Sul blog i 5 Stelle rilanciano sulla raccolta differenziata e dichiarano guerra agli inceneritori. Aboliremo gli incendi. Poi contrattaccano sulle tasse, alzi la mano chi paga di meno. Quanto alle candidature, sarebbero circa 10.000 i curricula da vagliare prima di dare il via libera alle parlamentari online. Il tutto entro il 29 gennaio, termine per la presentazione delle liste. Porta sbarrata al finanziere Proto, smentiti i contatti con Beppe Grillo.